Studi Machiavelli, organizzato in cooperazione con il Comitato Atlantico Italiano del collega e amico Fabrizio Luciolli, con cui abbiamo pensato di avviare quest'oggi quello che ci auguriamo sarà un percorso che deve aiutare a stimolare il dibattito nell'opinione pubblica italiana riguardo il nostro ruolo all'interno dell'Alleanza Atlantica. L'Alleanza Atlantica è un'alleanza essenzialmente di democrazie, di paesi che si confrontano sul piano aperto e amichevole per individuare le posizioni e linee strategiche della NATO stessa. È un momento sicuramente, come poi ci sarà modo di discutere nel convegno, sicuramente importante e critico per molti versi per l'Italia, visto che viene in una fase in cui il tentativo italiano di lungo corso, che è stato quello di focalizzare il più possibile l'alleanza verso il fronte sud, perseguendo anche una politica di distensione e riavvicinamento verso la Federazione Russa, che raggiunse il suo culmine a Pratica di Mare, e quindi cogliamo anche l'occasione per ricordare la figura recentemente scomparsa del Presidente del Consiglio, ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ne fu artefice di questa linea. Ovviamente di fronte all'attacco russo all'Ucraina è entrato in una fase di crisi, di difficoltà, comunque è più difficile da proporre in una sede che ovviamente si concentra maggiormente verso l'Est Europa, con l'ingresso della Finlandia e prossimamente, molto probabilmente anche della Svezia, acquisisce maggiore peso la dimensione settentrionale, tutto questo in uno scenario in cui già soprattutto gli Stati Uniti stavano premendo per focalizzare, o meglio stavano focalizzando la loro strategia maggiormente verso l'Asia Pacifico, anche con un conseguente parziale disimpegno rispetto all'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, che a inizio secolo era stata invece predominante. Ora, prima di passare la parola ai nostri relatori, vorrei ringraziare la Fondazione Augustus che sostiene che ha sostenuto l'organizzazione di questo convegno, e ringraziare la Camera dei Deputati, il gruppo parlamentare Lega e in particolare l'onorevole Simone Billi, a cui adesso do la parola per un suo saluto, che ci hanno dato ospitalità in questa sala. Anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno, il Centro Studi Machiavelli, nella persona di Daniele Scalea, il Comitato Atlantico per Fabrizio Luciolli e tutti i relatori per aver dato la loro disponibilità a partecipare qui oggi. È importante discutere queste cose, è importante soprattutto oggi in questo frangente storico e soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti e della geopolitica di oggi. È una società che sta cambiando molto velocemente, è una società che tra un paio d'anni probabilmente da un punto di vista squisitamente geopolitico non sarà più la stessa, e quindi è importante oggi parlarne, è importante oggi discuterne, perché è importante oggi capire dove siamo e soprattutto dove andremo, e discutere quali sono le occasioni e le opportunità, soprattutto in chiave paese, per il bene del nostro paese, per fare il bene degli italiani e, perché no, anche per fare il bene dell'Unione Europea, dove siamo. Quindi ringrazio ancora, non voglio rubarvi ulteriore tempo, e buona discussione e buon ascolto a tutti. Grazie.